Quando questi ragazzi rientrano, mamma e papà dove stanno? E aggiungo, dove stanno anche prima? Sicuramente oggi fare il genitore è molto più difficile rispetto a 50 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa. Quindi questo è sicuro, dobbiamo metterci l'anima in pace, che è più difficile. I ragazzi hanno più stimoli, ci sono in effetti più pericoli, è tutto certo. Più veloce, si fa fatica a gestire, a tenere le redini di tutto. Proprio per questo io dico, ancora di più prima, prepariamoci psicologicamente a questa cosa. Cioè non arriviamo poi a preoccuparci giustamente tanto perché abbiamo una grande responsabilità, ma tutta questa responsabilità si può incanalare correttamente soprattutto negli anni precedenti. Poi è chiaro che si possono anche fare delle cose per rimediare nel momento in cui io vedo che mio figlio non solo si sta disidentificando da me, dalla famiglia, perché sta cercando la sua strada, ma lo sento che si sta allontanando, cioè i riferimenti non siamo più noi, ha un malessere dentro per cui inizia a cercare lo sballo piuttosto che l'altra cosa, il bullo. Ma il malessere essere inevitabile nell'adolescenza? Secondo me è evitabile. Io non credo assolutamente che per forza l'adolescenza implichi un momento di dramma. Però cioè, la crisi c'è. Sicuramente cambiano delle cose. È un po' una sorta di viaggio di iniziazione. Il ragazzo cambia. Cioè da bambino inizia a diventare adulto, ma non sei ancora adulto. Esatto. È un grande movimento dentro di te. Stavo riflettendo sul fatto, mamma, poi a casa ne parliamo, che anche io sono uscita spesso di sera da casa mentre mia mamma dormiva. E non ne abbiamo ancora parlato dopo tanti anni. A proposito di questo, in una situazione di equilibrio, i ragazzi in qualche maniera hanno anche bisogno di tenere delle cose per sé. Certo. Perché se io non provo prima, poi dopo te lo dico, ma se io non provo prima a fare qualcosa da solo, io certo. Come le calibro le mie forze? Come certo. Faccio a sapere che davvero ce la farò? Quindi il gioco forza sta nel trovare l'equilibrio, e qua dobbiamo chiaramente avere tanta fiducia in noi, in quanta fiducia riusciamo a lasciare, ma in quanta guida possiamo essere. Perché a proposito di quello che diceva lei, essere guida dei figli, i figli ci devono rispettare perché siamo le loro guide, non è tanto una regola, uno status a sé, ma è un bisogno dei ragazzi, hanno assolutamente bisogno di una guida. A proposito di velocità, di tanti stimoli, posso rassicurarvi sul fatto che i bambini, i ragazzi di oggi sono pronti per affrontare questi stimoli, siamo noi che dobbiamo un pochino metterci al passo.